Ed è il momento del film Rivelazione, a Nessuno mi può giudicare, di Massimiliano Bruno. A consegnare il premio il vicepresidente vicario del Consiglio Provinciale di Roma, l'onorevole Francesco Petrocchi. Onorevole Petrocchi, è stato un lungo viaggio di avvicinamento quello di Massimiliano Bruno alla regia, perché attore, sceneggiatore, eccetera. Fabio, ci chiedevamo, ma perché aspetta così tanto ad arrivare alla regia? Poi forse avevi bisogno di un film, come dire, che ti convincesse al 100%. No, non me lo facevano fare prima. Ci stavo provando, l'ho proposto un po', poi ho dovuto, cercare una strada. Ho dovuto prima, come dire, affermarmi come sceneggiatore, e poi si sono fidati, perché dice che mi vesto male, quindi... Non so se vuole dire qualche cosa. Diciamo qualcosa, non che ti vesti male, perché te l'hanno già detto tutti, quindi da questo punto di vista. Ma a parte gli scherzi, è un film che io ho avuto occasione di vedere, che mi ha appassionato, è stato divertentissimo, e quindi è una piacevole oggi coincidenza essere qui a premiare l'autore di quello splendido film, perché non so, ha fatto divertire me. In sala veramente ha ricevuto i complimenti di tutti quanti in modo spassionato ed entusiasta, quindi è un complimento dovuto, sentito, e quindi sottolineo la piacevole coincidenza e do volentieri questo premio. Grazie. Grazie, ci tenevo a dire che questo film è il frutto di un lavoro fatto da un gruppo di persone che sono i miei migliori amici, parte dei quali sono qui stasera, e che hanno fatto con me questo percorso. Noi siamo partiti da un piccolo teatro che si chiamava Teatro Colosseo a Roma, a ridotto del Colosseo, nemmeno la sala grande, nel senso quella piccola, ed eravamo Edoardo Falcone, Maurizio Lops, Sergio Zecchio, ma anche Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Valerio Mastandrea. Abbiamo cominciato nei primi anni 90, facevamo teatro, non ci si fidava nessuno, poi per fortuna piano piano qualcuno ha cominciato a beccare una trasmissione televisiva, chi faceva l'autore, chi era... e alla fine poi arrivare tutti insieme, noi che siamo poi gli amici del sabato sera, quelli che poi passiamo la Pasquetta insieme o cose così, per me è un'emozione particolare, quindi volevo ringraziarvi, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Ed è il momento del miglior film. Va da Bemus Papam di Nanni Moretti. Questa sera lui non...